Oddio! Oh, oh cavolo! Che cosa? Cosa? Cosa è successo? Io non... Oh, oh Gesù mio, cosa... No, oh mio Dio, non riesco a crederci! Oh, è ancora notte! E mi sono svegliata per l'incubo allora! Sono qui, sono nel mio... Sono nel mio mondo, lì c'è Terabithia e sembra tutto normale! Oh mio Dio, per fortuna! Qui c'è la mia postazione, la mia camera da letto! Ehi, ma... Dove sono finiti i lupi che erano qui? Lì c'è il magazzino, sembra essere tutto a posto, ma chissà dove sono finiti i miei lupi. Oh Gesù, è stato un sogno stranissimo, un sogno, un incubo. Non so nemmeno come definirlo, sinceramente, però mi sembra che adesso sia tutto ok, non dovrebbe esserci niente di strano. Ok, perfetto. D'accordo, mi sono spaventato un pochettino, ok, lo ammetto, ma... Ma l'importante è star bene, l'importante è solo questo, stare bene. Lì ci sono i miei alpaca, ok, sembra tutto a posto, andiamo a controllare che gli altri lupi siano tutti quanti nella loro casa, che ci sia Jawi soprattutto, oddio, se Jawi fosse scomparso non me lo potrei mai perdonare. Ok, vediamo un po', vediamo, oh, Jawi è qui, che è perfetto. Qua ci sono tutti gli altri, vediamo, sì, ci sono anche gli altri. Lì c'è Terabithia, ok, d'accordo, sembra tutto a posto, ok? Non è successo niente, per fortuna. Oh, Gesù, giuro, mi sono spaventata tantissimo. Per un attimo credevo di aver perso tutto il mondo, di essere finita chissà dove. Ma era solo un sogno. E il mio mondo è qui, per fortuna. Beh, direi che posso cominciare la spedizione, no? E c'è uscita, siamo in 1.12 pre-release, quindi sicuramente ci saranno nuove cose da scoprire. Voglio andare a trovare i pappagalli della giungla. Insomma, dobbiamo cercare un po' di cose, ci conviene partire subito. Dovrei avere tutto pronto, no? Cibo, ho l'arco, ho la mia Excalibur, ho il piccone, ho tutto. Beh, non mi resta che avviarmi e vedere un po' che cosa succede. Oh, finalmente sono arrivata nella giungla. Ok, perfetto, forse qui da qualche parte potremmo trovare dei pappagalli. Lo spero, almeno così posso abbellire finalmente un po' la mia base e... Oddio, ma... A parte questo piccolo zombie che non si sa cosa vuole fare, ma... Dove sono finita? Oddio, è pieno di zombie, devo rifugiarmi! Ma questa... Mi sbaglio? O questa è la base di Tyr? Cosa ci faccio nella base di Tyr? Perché... What the... Cosa sta succedendo? Oh... No, non riesco a capire. Questa è decisamente la base di Tyr. Questo è il suo molo. Queste sono le sue costruzioni. Quelli sono i suoi guardiani. Ma... No, raga, non capisco cosa ci faccio qui. Seriamente, non ha senso questo. E... Che cavolo... Charlie? Charlie? Perché c'è del pollo questa torcia? Questa torcia... Io mi sembra di averla già vista. Perché ho una specie di strano déjà vu? Perché sono nella base di Tearless? Ok, io non lo so, forse è solo uno strano bug. O almeno è quello che spero, ma questa è la nave che Eren ha griffato, quindi vuol dire che dovrei essere qui. Sono nel server della Tabi? No, non è possibile. Forse mi conviene viaggiare ancora, o forse sto ancora sognando. Oddio, mi sembrano giorni che cammino. Giuro, non... Ma... Che... Che cos'è quella... Quella struttura in terra, sarà? Che cavolo... Oddio! Perché è recintato questo villaggio? Ma cosa sta succedendo nel... No. No, non ci credo. No. No, non è possibile. Non può essere... Quella è la base di Anna! Sono davvero nel server della Tabi? No! Non può essere la sua base, sì! Quella è il Nyanket! Sono nella base di Anna! Forse la trovo in casa, magari mi può dare qualche info sul perché mi trovo qui, su quello strano sogno, su che cosa cavolo è successo! Anna! Anna, sei in casa! Anna! Ma questa non mi pare la voce di Anna! Chris? Qua non c'è. Chris? Pronto? Sì? Cosa? Chi è? Sei qui in casa di Anna? Ehi, ciao! Chris, che ci fai qua? Allora, non è come sembra. Io stavo viaggiando per cercare un nuovo luogo sì, dove sì. abitare. Mm-hmm. E c'erano delle ceste, te lo giuro, non stavo rovistando.
Chris, fammi vedere cosa hai in mano. Allora, ho solo della carne a zombie e una spada, non ho altro, giuro, giuro, giurigiurello. Guarda, io non ti credo, Chris, però ho bisogno del tuo aiuto. Tu che sei qua. Allora, innanzitutto, che ci fai nella mia vanilla? Questa è la mia vanilla, perché ci sono le robe di Diana? Allora, prima cosa, non è la tua vanilla, questa è la mia vanilla, cioè la nostra vanilla. La mia, di Anna, di Leo, di Lollo, di Tyr. Ma come? Cioè, sono veramente entrata nella Tabicraft? A quanto pare sì. E ma quando è successo? Cioè, mio mondo, perché? Cioè, perché? C'è stata una battaglia delle magie e cose Oddio, strane. Io ho sognato un drago. Sì? Mi stai dicendo che quel drago... Non era un sogno. Non era un sogno, io ero dentro il drago? Esatto. Ma che schifo, sono stata caccata dal drago. E non solo te, ma anche Marco, quindi... Anche Marco? Sì, è proprio una combo. Oddio, non ci credo. Quindi adesso sono nella Tabicraft ufficialmente. Sono uscita da un uovo. Esatto. No. Quindi non era un sogno. Tranquilla, non devi prendere i psicofarmaci se ti interessa. No, non devo. Ah, no, per fortuna. Stavo già andando a comprarli. Guarda, ero già lì. Ero andata a comprarli. Ma scusa, allora tu cosa ci fai in casa di Anna se siamo nella Tabicraft? E appunto, io non ho più una base perché è successo a quanto pare un qualcosa. Anzi, c'entri qualcosa tu hai? Io? Tu, TNT, Rob? No. Ma guarda, io sono appena entrata. Ancora non c'è. Non so nemmeno cosa ci faccio qui. Molto più corta, allora. Praticamente stavo cercando cibo, materiale. Vabbè, se vuoi un po' di cibo ce l'ho io comunque. Grazie, perché io ho questa carne un po' marcia, sai, fa schifo. Vabbè, sì, ma sei sicuro di non aver preso niente dalle ceste? Sicurissimo, sicurissimo, 1000%. Non è che stai combinando qualcosa con Ciuchino? No, no, stavolta no, io l'ho lasciato, l'ho salvato, tutto a posto, tranquilla, Guarda, non lo so, Chris, non mi fido di te. Quando torna Anna io glielo dico che sei stato qui. Va bene, lei si fida di me a volte. Si fida, sicuro? Sì. Ma tu adesso non hai più una base, giusto? No, devo andarla a cercare. E da che bioma volevi costruirla? Eh? In che bioma volevi costruirla? Ah, non in bioma, in realtà era sotterranea l'idea. Una sotterranea. Bella spaccatura. Che figata. Collegata con dei ponticelli, vetro In stile minatore cileno proprio. Sì, esatto, così ci sarò sta. Più dentro me stesso. Ma lo sai che vicino a casa mia mi sa che c'era una spaccatura, vicino alla mia base? Sì, ma guarda, se vuoi andiamo a dare un'occhiata e vedi un pochettino se ti piace. Va bene, ci sta. Va bene, dai, allora ti ci porto. Adesso a quanto pare siamo collaboratori, visto che sono entrata nella Tabicraft. E va bene, d'accordo, collaboriamo. Ok, siamo quasi arrivati. Guarda, quella è Terabithia. Vedi, questo qua è il guardiano di Terabithia. E lì c'è la mia casa sull'albero. Lascia stare. Lì c'è la casa sull'albero. Di là c'è il ponte di Terabithia. Di qua c'è la mia casettina. Quindi questa è la mia base. Se vuoi, capito. Magari ci mettiamo insieme a cercare qualche spaccatura qui nei dintorni. Certo, facciamo anche nei dintorni troverò una spaccatura. Farò la mia piccola basetta. La basetta? Ma la quella, basetta. Quella dei capelli? Oh, mio Dio, guarda, qui c'è Jawi che ci guarda. Jawi, e niente, quindi sono ufficialmente nella Tabicraft. Sì, quindi non era un sogno, che tranquilla. Che figata, non ci credo. Ti giuro, mi sono spaventata, credevo di essere stata rapita. Un lama, ciao lama. Oh, sento a casa. Cartello. Come, ti senti a casa? Perché ci sono i lama in Cile. Ci sono i lama in Cile. Tanti lama, scegli il tuo preferito, scegli il tuo preferito e dagli un nome. Allora, il mio preferito, questo qua che sembra quasi messicano, questo è carino. Sì? Perché sembra messicano? Non lo so, mi ricordo il Messico, anche se in realtà sembra la bandiera dell'Italia. Infatti, sembra la bandiera italiana. Vabbè, dai, dagli un nome, come lo chiami? Gigo. Gigo, ok, ciao Gigo, quando troverò una targhetta. Tu ce l'hai una targhetta? No. Peccato, volevo una targhetta. Vabbè, non fa niente. D'accordo, vabbè, allora magari poi in futuro andremo a cercare una bella spaccatura dove fare la casetta. E niente, spero che ti piaccia la mia base. Sono contenta di essere bella. Una Tabicraft. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio il Cile per avermi aiutato a fare questa piccola clip finale dove vi presentavo la Tabicraft. Nel prossimo episodio, ragazzi, cominceremo subito con le costruzioni. Mi dispiace, come vedete i bordi sono un po' rovinati perché per importare il mio mondo abbiamo usato Word Edit e quindi ci sono stati un po' di casini, ma successivamente mi farò aiutare a smussarli un pochettino dal Cile, che è un minatore, quindi ci sa fare con queste cose. Quindi iscrivetevi al suo canale, andate a seguire la sua vanilla che presto ricomincerà da capo in una nuova base. Anche noi ricominceremo sempre nella stessa base, ma in un nuovo server con nuova gente, nuovi ospiti, nuove cose bellissime. Ci vediamo nel prossimo episodio, l'episodio 1 della Tabicraft. Ciao a tutti, ragazzi.